brevemente la tua carriera, perché tu hai 29 anni, hai giocato sì. 123 partite in Serie C con Provercelli, Gubbio, Juve Stabia, Teramo, Perugia, quest'anno a Pescara, 51 in B con Provercelli, Brescia e Cittadella. Hai vinto 3 campionati di Serie C, se non vado errato, correggimi se sbaglio, sì. 2 con la Provercelli nel 2012, nel 2014, allenatore del 2012 esatto. era Braghin, nel 2014 Scazzola, e lo scorso anno con Caserta, con cui però avevi anche giocato nella Juve Stabia nel 2014-2015 in Serie Esattamente. C. Esatto, quindi sono sì, stato bravo, esatto. ho studiato no, bene, no, caro Pierpaolo. Non so se hai rivisto le immagini, quanta rabbia. Sì, 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 sì. Abbiamo tutti quanti l'amaro in bocca perché... Diciamo che è stato un episodio importante che ha determinato poi probabilmente l'andamento della gara e del risultato. Siamo rimasti un po' tutti quanti un po' scioccati, ecco. Ma avete chiesto spiegazioni all'arbitro? Sì, sì, assolutamente. Ha detto che l'assistente gli aveva comunicato che era fuori gioco. Io mi ostino a pensare che forse lui un po' di nostalgia della corsia ce l'ha. Mi sbaglio? Nasco come giocatore di fascia sicuramente, però con questo modo di giocare mi trovo bene anche da terzo di difesa, riesco comunque ad accompagnare l'azione, quindi sto scoprendo comunque un ruolo che mi piace, che mi sta appassionando, perché apprendo ogni giorno comunque cose nuove, questa cosa mi piace molto. Ho responsabilità, sarebbe inutile non ammetterlo, cercare Albi, e anche perché queste cose comunque permettono una crescita, dove c'è l'errore c'è anche la possibilità sempre di migliorare. Sicuramente potevo evitare e potevo far meglio in quell'occasione lì, potevo indirizzare la palla da un'altra parte. E comunque sui calci d'angolo fai sempre la scelta giusta, perché adesso ti voglio far sorridere. Questo è il gol con l'Olbia, il primo di questa stagione. L'inserimento ce l'hai nelle tue corde, non ci sono dubbi. Poi quando insomma c'è un piedino magico come quello che ha Pompetti, forse anche più semplice. E anche grazie soprattutto a comunque agli ottimi calciatori, insomma, che ci sono in questa squadra, che ci mettono nelle migliori condizioni a tutti i saltatori di essere sempre pericolosi. Effettivamente una sorta di gollonzo, però lì ci stai, eh? Sì. Ci stai, perché insomma... Sì, sì, guarda, mi ha sbattuto sulla spalla, mi ricordo questo gol. Lì ci stai, una grande felicità, perché non era facile pareggiare su un campo difficilissimo con quello di Bari. Il Bari che con Vivarini ha fatto una rincorsa clamorosa, perdendo solo una gara in finale contro la Reggiana. E questo invece è il gol da attaccante di razza, secondo me, contro il Rende, qualche giornata più tardi. Esatto, sì. Sì, questo è il gol che ho dedicato a mio figlio Leonardo, che stava per nascere. Ecco. Ah, vedi. È un gol particolare, come l'ultimo, che è stato invece il gol dove mio figlio era presente per la prima volta allo stadio. Quindi sono due gol speciali per me.